giocare, io sono Rex e io sono Flame. Quest'oggi, ragazzi, sfida colpi di illusioni. Vedremo una serie di immagini, cose strane, particolari, e dovremo scovare in mezzo a esse oggetti particolari che lo stesso qui ci butterà fuori. Ok, ok. Allora, quest'oggi sarebbe spettacolare. Sono riuscito a lasciare il mi piace, ragazzi, utilizzando due dita, visto che oggi l'ignoranza è doppia. E se riuscite a fare in questa maniera, commentateci sotto con scritto mouse. Abbiamo 30 secondi per quiz e nel primo, in questo caso, dobbiamo trovare l'uccello. Provate. Già trovato? Te a trovare l'uccello sei un fenomeno. No. Dov'è? Non l'hai trovato? Zè, lì il passero, lì dietro le foglie, zè, c'ha anche le penne dietro, zè. Zè! È stato veramente rapidissimo, cioè in 10 secondi l'hai trovato subito. Te sì, l'uccello è... proprio... un cazzotto nei denti. Dai, seconda sfida, allora, in questo caso dobbiamo trovare il cavallo, ok? Ok. Abbiamo 30 secondi. Contano i cavalli delle macchine? O no? No, non quelli non contano. Dov'è questo? Ah, vedo la porta in fondo che un po' sospetta. Vedo. Vedo, non vedo un cazzo. L'ho trovato. Dov'è il cavallo? Cavallo sulle pianti. Ma va a far culo della finestra del cavallo. Ma chi è che tira un cavallo in casa? Vabbè, magari qualcuno che non c'è il giardino, capito? Il terzo, dobbiamo trovare il lupo. È Lobos. È Lobos, ok. Se fossi nel pollaio potresti prima trovarlo, però in questo caso non è nel pollaio. Allora, Micio Micio, sì. Su. Where is the fucking Lobos? Quanto time abbiamo? 17 secondi. Secondi, sì. I don't find any fucking Lobos. Aiocata Lobos. No, di trovato, sì. Dov'è? Dietro l'altro. Dove ti trovi? Ah, vaffanculo. Sì, però c'hai gli occhi così, Ma come fai a vederlo? Siamo 2-1, attenzione, perché il culo ti si sta aprendo come un cactus. Che paragone è? Sei cerebroleso già al terzo indovinello. Ok, adesso dobbiamo trovare l'orso. Ci riuscirai a trovare l'orso? Potrebbe essere là in fondo, perché si vede male. Quale cose che si vedono male sono all'ordine del giorno. Potrebbe essere. In teoria nel fiume, va via i salmoni. L'orso in teoria nel fiume. Io ho visto una roba, non so se è l'orso. Io non lo so, a me se, io ho visto gli occhi, ho detto cazzo è che cosa lì in cima. Pezzo di merda. Allora, sono anche disegnati. È veramente stronza la cosa. No, vabbè, come si fa? Ma come hai fatto a vederlo lì sopra? Ah, non lo so io. Come troviamo il gatto qua? Non so se c'è una razza di gatto che è un ceppo di legno o una roba del genere, ma io non vedo assolutamente una bambina. Un ceppo di gatto. Adesso guarda anche che non siamo disegnati, perché non è che c'è un gatto sepolto lì sotto. Non lo so. Perché c'è quella cosa di fondo lunga che potrebbe sembrare quella in basso a destra. Ok, 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 ci sono. Qua in alto. Ma cos'è? Ma non è un gatto quello? Ma l'ho visto dalla testa. Ma non è un gatto. È un gatto. Ma no. Ah, diversamente ma gatto? Ma non è, ma no, come, mi spieghi come può essere un gatto quel coso lì? Ci vede il naso e le orecchie, vedi che sono le orecchie. Nella stessa sfida dobbiamo trovare il panda. Abbiamo 30 secondi. Non è che conta anche la panda della Fiat, eh? Se c'è una parcheggiata su dei pinguini. Magari è una panda. Ragazzi, voi diteci magari in quanto tempo li trovate, perché veramente sono impossibili. Trovato. Sì, vabbè, già. Sì. Sì, vabbè, ma dove diavolo l'hai visto? Non lo so. Non lo so se è quello, però mi sembra. È là, qua, in centro. Quattro. C'è il culo che è una tortiglia, proprio. La tua sorella è il culo che è una tortiglia. Comincia a smandolare. Prossimo, dobbiamo trovare la farfalla. Nel prossimo abbiamo la farfalla da trovare. Sì, vabbè. Come si fa a trovare la farfalla col mezzo? Allora, o forse l'ho già trovata, non so se è quella, ma qualcosa l'ho già visto. Io ho visto tre farfalle, adesso non so se mi sono fumato. Io ne ho vista una, adesso non so se però è quella. Una l'ho trovata. Io ne ho vista però una. Non so se... Dove le tre? Tre le ho viste io. Non so se ne una. Allora sono fumato, cioè male proprio. In mezzo. Vedi che c'ha le ali? Una foglia. No, questi qua sono di più una farfalla. Guarda, dov'è che ne vedi un altro uguale? Attenzione, l'ex passa! Ma sei sicuro che c'è la farfalla? Ma per bocco, per bocco. È quella, sì. Diavolo lurido, è lurido. Lurido scandalo. Quanto siamo adesso? A 4-3. È figa però, devo recuperare. Ma che ne abbiamo ancora? Non lo so. Vabbè, l'ottava. Siamo all'ottava. Dobbiamo trovare il cane stavolta. Ma perché fanno sti indovini? Che si sono fumati? Magari là in fondo potrebbero essere. C'è anche 10 cani là in fondo che vanno al bar. Non lo so. L'ho trovato, l'ho trovato. Dove lo vedi il cane? Dov'è? Nella finestra? No. Cos'è quel coso là in basso? No, il cane è qua sopra la pianta. Mi stanno dicendo dalla regia che siamo 4-4. Cosa succede? Cosa succede? Stai toppando? È finita la magia. Nel prossimo abbiamo dobbiamo trovare il serpente. Sì, vabbè, come faccio a trovare un serpente qua in mezzo? Cioè, voi diteci quando dobbiamo ritrovare, perché veramente dove sono introvabili. Dove sono i serpenti? Ma perché la gente si fa sticcare nomi? Trovato. Vedi, dobbiamo fare la cosa più ignorante. Guardare in centro. Esattamente in centro al tronco. Sì, te lo so. Io ho pensato alla cosa più ottusa, ovvero guarda in mezzo. Subito.
Ragazzi, attenzione, passo in vantaggio. 5-4. Ormai ci ho perso tutto quanto. 5-4. Adesso la decima penso sia l'ultima. Non lo so. Boh, ragazzi, guardiamo. Dobbiamo trovare il ragno. Devo mettere mano alle mie abilità di faro nelle cose di briscola. Cosa devo trovare? Briscola, un ragno. Come fai a trovare un ragno qua in mezzo? Cos'è un fondale marino? Tipo, forse l'ho visto. Ma dove? Ma dove l'hai visto? Ma smetti. Forse l'ho visto. Ma dove? Ti do un indizio: se trovi la zampa, trovi tutto. Ah, ma la trovo. Come la trovo la zampa? È grosso. È quello lì al centro. Hai detto tu, la cosa più ignorante, guarda la gente, ho visto la zampa, ho detto. Cioè, non mi sono potuto con le stesse mani. Camminiamo senza un vincitore, senza uno sconfitto, non ti posso sbeffeggiare. Tu non puoi mangiare. Io non lo mangiavo lo stesso tonno, l'ho già mangiato l'altro giorno, basta. Niente ragazzi, comunque speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vediamo come sempre, lasciate un bel pollice e un commento, non vi preoccupate di iscrivervi al canale. Se volete trovate tutti i social su tutti i social, commenti come al solito. E che dire, qui è Alex e da Flame come burro per Miracle Blade 3.